Allora, vi leggo l'intervento di Silvia, insomma capisco che insomma l'intervento letto non è la stessa cosa di quello che lei avrebbe potuto fare qui, però consentitemi di farlo perché davvero so quanto ci teneva a questa bella giornata di confronto. Noi europei dobbiamo avere una grande ambizione con la direttiva sul copyright, far capire al mondo che anche gli attori dell'ecosistema digitale non possono calpestare diritti, violare la dignità delle persone, sfruttare e sottopagare il lavoro di altri, ignorare la fatica di investire in competenze e professionalità, armare campagne diffamatorie contro i rappresentanti dei cittadini quando si toccano i loro interessi commerciali miliardari. Basta pensare che in Europa le due più grandi piattaforme statunitensi rastrellano l'80% degli introiti pubblicitari, non restituendo in termini di compensi adeguati ai titolari di diritti, agli autori e ai giornalisti. Lo abbiamo spiegato alle grandi piattaforme della Silicon Valley, questa è una battaglia di libertà, di civiltà e di responsabilità, perché è in gioco la libertà e la diversità culturale, il valore del lavoro intellettuale e creativo, il pluralismo delle testate, il giornalismo di qualità, ma anche la sostenibilità dell'industria culturale e giornalistica europea, la ricerca e l'investimento in nuovi autori, milioni di posti di lavoro per artisti e professionisti della musica, del cinema, dell'audiovisivo, dell'editoria, la sopravvivenza stessa del giornalismo libero e di approfondimento. Abbiamo risposto a gigantesche fake news, come la limitazione dell'accesso alla cultura. In realtà abbiamo fatto fare all'intera Europa un enorme passo avanti, approvando eccezioni obbligatorie per l'utilizzo non commerciale di contenuti in rete per ragioni di istruzione, ricerca e conservazione del patrimonio culturale. Abbiamo mitigato le responsabilità delle piccole imprese, in particolare delle start-up sotto i 3 anni e sotto i 10 milioni di fatturato annuo. Abbiamo escluso piattaforme non commerciali come Wikipedia. Abbiamo escluso snippet, meme e hyperlinks dall'applicazione della direttiva e reso più accessibili ed efficaci gli strumenti di ricorso per i cittadini e le imprese. Ai giovani dico, la vera libertà è la garanzia dell'accesso alla conoscenza non manipolata o omologata e dare valore al lavoro intellettuale anche dei loro coetanei. Ciò significa anche assicurare la certezza della responsabilità di chi ha posizioni dominanti sulla rete e rastrella miliardi di pubblicità su contenuti prodotti da altri senza riconoscerne il valore morale e materiale. Quindi oggi, ovviamente il 26 marzo, la data dell'approvazione della direttiva, è un grande giorno per la democrazia e la giustizia in Europa, un esempio per altri continenti come è stato per il regolamento europeo sulla protezione dei dati. Spiace che alcuni governi abbiano votato contro in Consiglio dei Ministri, tra cui quello italiano, contraddicendo una posizione sempre tenuta nel passato di equilibrio tra il diritto di accesso alla conoscenza, la tutela dei contenuti culturali e creativi e la responsabilizzazione delle grandi piattaforme. Questa era Silvia Costa al Parlamento Europeo. Come sapete, Silvia ha deciso di non ricandidarsi a queste elezioni europee, però di certo negli anni in cui ha rappresentato il nostro paese, e questo intervento lo dimostra, ha saputo tenere alta la bandiera dell'Italia in Europa e possiamo assolutamente, dobbiamo esserne fieri.